facciamo con, non so, a cavallo di una nube. Chi alza la mano? Nessuno. Non, una, ah, ho vinto. Una, adesso mi sembra un po' poco. Poi abbiamo il volo del gabbiano. Contate un po'. 2, 4, 6, 7. Scala dorata. E vince la scala dorata. Va bene. Useremo una base musicale, poi vedremo come, e quindi facciamo un esercizio. Musicale. Vado a prendere qui il computer. Luci. Poi se questo mi dà fastidio. Sonia? Puoi venire al mixer, non è troppo lontano. Allora, di nuovo come prima, ma beh, non facciamo tutto l'esercizio che abbiamo fatto poc'anzi, però è vero che adesso vedrete come si fa ad agganciarsi su un esercizio appena eseguito senza ripeterlo comunque. Quindi, secondo voi, gambe non accavallate, maniche non si toccano e occhi chiusi. Occhi chiusi. Qualche respiro lento e profondo. Inspiriamo dal naso, tratteniamo e espiriamo dalla bocca con un pochino di forza, di vivacità. Ancora un paio di respiri lenti e profondi. Respiriamo normalmente. Benissimo. Distendiamo, rilasciamo i muscoli del corpo. Ci troviamo nuovamente in quella sensazione piacevole di poc'anzi. Ritorna in noi spontaneamente un senso di calma e di tranquillità. Calma e tranquillità. Perfettamente bene, così calmi, tranquilli e rilassati. Dolcemente, ci lasciamo andare.
respiro lento e profondo. Rilassiamo i muscoli delle braccia, delle punte delle dita, delle mani, sino alle spalle. Ritroviamo in noi quelle sensazioni piacevoli di poc'anzi. Nuovamente i muscoli distesi, rilasciati, nelle braccia, piacevolmente sempre di più. Tranquillamente sempre di più. Anche i muscoli delle gambe si distendono e si rilasciano. Ritroviamo in noi le piacevoli sensazioni di distensione. Stiamo perfettamente bene. La calma e la tranquillità sono in noi. Ci lasciamo andare. Distendiamo i muscoli delle spalle e del torace attraverso il respiro ritmico regolare. Dolcemente, tranquillamente, apriamo la nostra mente mentre il nostro corpo è disteso, è rilassato. Distendiamo i muscoli dell'addome, del ventre, del bacino in un susseguirsi di piacevoli sensazioni. Distendiamo i muscoli del collo. Così benissimo. Distendiamo i muscoli del capo. Accarezziamo il nostro viso con i nostri pensieri, accarezziamo il viso. Mentre le palpebre diventano pesanti, piacevolmente pesanti, e ci lasciamo andare. Stiamo perfettamente bene. Calmi, tranquilli, rilassati. Nulla e niente in questo momento ci può turbare. La calma e la tranquillità sono in noi. Benissimo. Ora immaginiamo di trovarci di fronte a una scala dorata, a una bellissima scala dorata che sale, sale verso l'alto. Verso l'alto c'è una luce che illumina tutta la scala, una scala che si innalza e non sappiamo dove finisce. I mancorrenti dorati, sui quali sono incastonate pietre preziose, i gradini bassi, comodi. È una bellissima scala dorata, come mai abbiamo visto, che sale verso l'alto, verso quella luce che ci attrae, verso un luogo che sicuramente ci porterà verso conoscenze nuove. È una bellissima scala dorata. Questa scala dorata è dentro di noi. Prendiamone atto in questo momento. È la possibilità che abbiamo tutti di migliorare giorno dopo giorno, senza voltarci indietro, gradino dopo gradino. Saliamo verso la conoscenza, verso la luce, verso la possibilità che abbiamo. Grazie alla forza interiore, a ciò che portiamo dentro, all'energia che ci è stata data a priori, che tutti possiamo utilizzare. Siamo calmi, tranquilli, rilassati. Prendiamo atto in questo momento di questa importante possibilità. La scala dorata è un simbolo, è un mezzo, è un luogo ideale,
è una possibilità che abbiamo tutti dentro di noi. Quella di non guardare indietro, di salire verso l'alto. I gradini sono bassi, comodi, ma la scala è dorata proprio perché è portatrice di conoscenze che possono cambiare la nostra vita. Basta con l'essere preda di tutto ciò che ci porta tristezza, pessimismo, difficoltà. Possiamo migliorare giorno dopo giorno, possiamo salire verso l'alto e ad ogni scalino renderci conto che quella luce diventa sempre più vicina. La conoscenza, la serenità, la comprensione, ma anche il dispensare agli altri giusti suggerimenti, amore, tutto ciò che ogni volta che doniamo agli altri, doniamo noi stessi. La scala dorata è dentro di noi. In questo momento cerchiamo di comprendere il significato profondo di quello che stiamo vivendo in questa immagine. Comprendiamo la possibilità di migliorare, di salire, di stare bene in salute, di cogliere ad ogni gradino l'attimo che ci permette di cambiare, di vivere serenamente, di trovare attorno a noi tutto ciò che forse, pur essendoci stato anche prima, non riuscivamo a cogliere. È una nuova presa di coscienza. Quando apriremo gli occhi, ci troveremo un pochino più in alto dentro di noi. Saremo un pochino più pronti a cogliere la bellezza di ciò che ci viene offerto dalla vita. Perché la scala dorata, pur essendo solo un simbolo, è una grande possibilità. Calmi, tranquilli, rilassati. Stiamo perfettamente bene. Porteremo con noi questa esperienza, questo ricordo, questa possibilità. Dolcemente, tranquillamente, ci lasciamo andare. Fra poco apriremo gli occhi, ci renderemo conto che con la nostra mente possiamo realizzare dentro di noi cose inimmaginabili. È la potenza e la forza, è la possibilità che abbiamo, che è giusto utilizzarla al meglio. Ogni immagine è un sentimento, ogni immagine è una possibilità di vivere al meglio la nostra vita. Portiamo l'attenzione sul nostro respiro e facciamo qualche respiro lento e profondo come ormai sappiamo fare. Ispirando dal naso, ispirando dalla bocca, prendendo coscienza del nostro corpo, di dove ci troviamo, facendo qualche leggero movimento con le mani, con le gambe, ritornando totalmente in noi stessi, mantenendo poi in noi per sempre questa esperienza. Qualche respiro, possiamo aprire gli occhi, abbiamo terminato.
Tutto bene? Siete rilassati o addormentati? Rilassati, spero. Allora, vediamo ancora alcune cosette. Beh, questo è un assaggio per capire come si può indurre i temi sono infiniti e le immagini mentali sono infinite, che si possono comunque in qualche modo suscitare nel soggetto. Ovviamente dipende dal tema che viene scelto l'indirizzo. Potremmo anche fare qualcosa, ne so, per prepararsi a un esame, è ovvio che non sarà la scala dorata, bisognerà usare una visualizzazione per superare un esame, che può essere o qualsiasi altra cosa vi può venire in mente. Devo dire una cosa importante a quella persona, non ho il coraggio, e uno cosa fa? Prepara il tema per risolvere il problema e quindi a livello di visualizzazione, con una conduzione che deve essere comunque, deve produrre un po' di emozioni, di sentimenti, risolverà il problema. Non è che nell'immagine mentale immagina di trovarsi di fronte alla persona e di avere il coraggio di dirlo, perché questo ovviamente sarebbe banale. Quindi trasferire tutto su qualcosa che è sentimentale. In questo caso, ad esempio, forza, energia, e di capire che lo devi fare o lo devi fare. Allora, ecco perché, come dice Assagioli, ci sono anche delle visualizzazioni, so, il vulcano, l'eruzione del vulcano, che è ovvio non è proprio adatta per addormentarsi, oppure immaginare di trovarti un leone o di essere tu un leone. Capite? Il concetto è questo, dipende, poi sono infinite comunque le possibilità e quindi i temi sono infiniti perché a questo punto però diventa altamente soggettivo, perché il conduttore deve sapere ciò che deve proporre il soggetto, che è quello che gli serve per. E siccome dicevamo, le immagini mentali sono reali, nel senso che non è perché non esistono al di fuori come realtà che comunque soggettiva hanno meno valore, hanno ancora più valore perché sono prodotte totalmente da noi stessi, senza la mediazione dei sensi. Ecco perché è importante anche la distensione di tipo immaginativo. E questo erano quindi l'abbiamo saltati, la caverna azzurra, ce n'è puntini puntini perché diventano, ne abbiamo visto la scala d'oro, la scala dorata. Ecco, in tutto ciò vediamo quello che potrebbe essere una controindicazione. Se volete possiamo usare anche il termine pericolo. Perché? Perché sovente si vende come meditazione, già ve l'avevo detto, la visualizzazione. Ci sono visualizzazioni dove in realtà la commozione può essere alta e c'è anche il rischio di credere di aver contattato i piani alti. Cioè non è come bastasse solo questo, uno chiude gli occhi e immagina di trovarsi in mezzo agli angeli e agli arcangeli, ti trovi in mezzo a una riproduzione mentale di gli angeli e gli arcangeli, ma tu sei sempre quello che sei. Ecco perché si finisce per un percorso pseudo-spirituale, che è peggio di tutto. Non è perché uno vede, immagina la luce che si sprigiona dal centro della fronte, vuol dire che andrà in paradiso, nel senso che si è evoluto. È una visualizzazione che, se volete, ve la propongo, ma va bene perché può portare a vedere chiaro nella vita, a illuminare il buio interiore, ma tanto uno rimane quant'è a livello di evoluzione. Prego. Mi chiedevo in relazione all'esercizio che ho fatto, Sì. i viaggi astrali o sciamanici o comunque le esperienze extracorporee, che di solito comunque si associano anche alla visualizzazione di una scala o di una Sì. grotta, No. hanno a che fare con questa pseudo-spiritualità? Perché ho sentito di persone che riescono comunque a proiettare sia questa Assolutamente attraverso no, l'oggetto. questo lo vediamo nello sciamanesimo, nel corso di etnomedicina, proprio assolutamente
No, non c'è nessun nesso tra questo e il corpo astrale, dove uno esce e se ne va in giro, perché il corpo fisico e l'eterico sono completamente addormentati e voi eravate perfettamente coscienti, eravate qua, tutti svenuti. Allora in questo caso sì, siccome nessuno di voi è svenuto, non è uscito, non ha fatto il volo astrale, quindi assolutamente no, proprio non c'è nulla in comune con tutto ciò. Però anche è anche vero che c'è il rischio che venga, tra virgolette, venduto ciò che non ha nulla a che fare con il piano spirituale. Tant'è vero che in un sacco di casi, gruppi, associazioni vendono le visualizzazioni come meditazione. E non c'entra nulla con la meditazione. Meditazione, l'obiettivo è completamente diverso. Si possono usare anche, ma non è questo, questo di non confondere. Tant'è vero che nella visualizzazione, che è quella che viene comunque proposta nel training autogeno a livello mentale, ad esempio, c'è la visualizzazione dei colori. Adesso nell'esercizio della scala dorata c'erano pochi colori. Se noi avessimo visualizzato un prato, è ovvio che già di colori a non finire, perché il prato ci sono i fiori, c'è l'azzurro, quindi è vero. Ma anche qui sette colori sotto l'aspetto di meditazione non sono esattamente comunque intesi come dinamica mentale, come immagini mentali. Okay? È vero che esiste una serie di possibilità utilizzata nelle tecniche di rilassamento che non è che non sono contemplate, fanno parte di altri percorsi, quindi la musica, i suoni e i mantra. Abbiamo usato il training musicale, si chiama, quando facciamo tecniche di distensione con una colonna sonora. Le musiche devono essere non, musiche che non si possono memorizzare, quindi non va bene la musica classica, perché in ogni caso si può memorizzare. Quindi i suoni della natura vanno benissimo, oppure sono composizioni dove, vabbè, a parte uno che ha l'orecchio musicale assoluto si ricorda qualsiasi cosa, ma tendenzialmente non c'è melodia, non c'è ritornello, perché altrimenti susciterebbero sensazioni particolari e diventa musicoterapia. Tra l'altro si somministra ciò che il soggetto non piace, quindi è esattamente il contrario, la musicoterapia è non c'è quello che piace, ma quello che non piace. Quello che piace è dove ti vai a rifugiare, del tipo di musica, quindi se lo vuoi aiutare gli darai normalmente la musica che lui non vuole sentire. Non vuole sentire perché è chiuso a determinati, cioè, prese di posizioni e atteggiamenti mentali. Quindi si gioca molto sulle consonanti, le sillabe, i fonemi. Tutto ciò che si usa la prosa, si usa la poesia. La poesia in fondo è musica, c'è il ritmo in assoluto, ci sono quindi una serie di. Poi c'è il rilassamento energetico sui punti dell'agopuntura, se si toccano alcuni punti dell'agopuntura, ad esempio ce n'è uno, si chiama quattro grosso intestino, che si sfiora in questo modo. Porta al rilassamento, quindi volendo uno, se, a parte che sono corsi che fa il corso di natura pedica completo, che comunque poi vi troverete, quindi il quattro grosso intestino è uno grande punto del capo della gola. Questo verrà trattato un sacco di volte sui centri di coscienza che sarebbero chiamati chakra, e quindi però nel corso di etnomedicina dedichiamo ore e ore e ore sui centri di coscienza, sui centri energetici, sullo yoga. Diventa un processo di rilassamento, anche se invece dovrebbe essere una cosa estrema, dura, difficile, perché vuol dire cambiamento abbastanza immediato dello stile di vita, quindi una sofferenza a non finire. Invece lo yoga che viene venduto da noi normalmente viene venduto come rilassamento, la ginnastica visualizzata. Tra l'altro una ricerca interessante di qualche anno fa che ha dimostrato come andando in palestra e facendo gli esercizi ginnici veri, oppure chiudendo gli occhi, immaginando di farli, migliora il risultato dello sviluppo muscolare se si immagina di farli anziché usare gli attrezzi. Questo ha dimostrato che è più importante la mente. Quindi se tu vai in palestra e sollevi i pesi, arriverai ad aumentare la massa muscolare. Se chiudi gli occhi e immagini di
di prendere i pesi e avrai un aumento migliore. Quindi è stata una ricerca universitaria che ha stupito, a me no, comunque ha stupito, che immaginando di andare in palestra ha dei risultati migliori proprio a livello di rendimento fisico, con prova dinamometrica e via dicendo. Questo per dire quanto è reale, perché l'organismo non riesce a discriminare ciò che è esterno e ciò che è interno. Ciò che è interno vale ancora di più di ciò che è esterno, e quindi ginnastica mattutina, metodi indiretti o mascherati, è una carrellata veloce per dire che sono infinite le vie per il rilassamento, le preghiere, il rosario, cioè uno tende sempre a addormentarsi quando va a sentire il rosario, è un mantra il rosario, però vedete c'è chi si mette quando è teso e stressato, si mette in ordine i cassetti, se hai il fiato sul collo sicuramente non ti rilassi. Beh, io di tutti questi, forse ve l'ho già detto, il mio metodo che mi fa rilassare, mi fa sparire qualsiasi dolore, e guardare la TV. Quindi se io perché entro in uno stato proprio comatoso, tendenzialmente mi addormento, quindi anche se ho qualche dolore, metto lì, paf, il mio medico personale, ascoltare musica, dipingere, suonare uno strumento musicale, leggere, eccetera, eccetera. Poi c'è il rilassamento dei cinque sensi, dove in realtà tutta la conduzione è basata sul sentire, sul vedere, sul tastare, sul sapore e sulle percezioni olfattive. Il mesmerismo, che è una cosa infinita, nel mesmerismo, che non è esattamente pranoterapia, si può indurre un rilassamento profondissimo, più profondo forse in assoluto di tutte le tecniche, le metodiche, anche se ormai si è persa un pochino la conoscenza, perché si fanno i passi magnetici, non si parla, ma il soggetto chiude gli occhi e qualcun altro gli muove le mani secondo tutta una legge che è poi quella dell'ottica e quindi anche dell'elettromagnetismo. Quindi se basta prendere un libro di fisica dove c'è la parte dell'ottica oppure dell'elettromagnetismo, quindi sono esattamente tutto perfettamente protocollato, e si arriva a un sonno profondissimo, sofrologico, il silenzio, quello della Montessori e avanti così, okay? Quindi c'è una serie infinita di possibilità. Tra tutti questi, quello che fa un po' da connubio tra tutte queste pratiche che sono comunque di tipo vocale, quindi sonore, sono sicuramente i mantra, che non abbiamo tempo per trattarli perché in fondo la medicina più diffusa sul pianeta Terra è la preghiera, come sottoforma prevalentemente di mantra, ma anche il rosario, anche la preghiera del Padre Nostro è una recitazione di mantra con significati ben profondi, anche ancor più l'Ave Maria, perché Ave Maria esce fuori Aum, quindi è il mantra eccellente che si sintetizza con la Om, si pronuncia con Aum. Noi abbiamo, prima delle vacanze però, attivato un laboratorio che è gratuito sui mantra, di cui fanno parte una decina di allievi, adesso se viene poi riattivato, dove abbiamo prodotto, quindi c'è un laboratorio che non importa, non bisogna essere attonati, perché del mantra tutti sono in grado di pronunciare i mantra, anche se sono suoni vocalizzati molto, direi, articolati. Faccio un esempio del mantra più diffuso e più facile, il mantra della favela. Adesso il prossimo corso, che è il terzo modulo di musicoterapia, è basato prevalentemente sui mantra. Il mantra della favela, che semplicemente è la pronuncia delle vocali, che permette di riuscire a parlare meglio in pubblico, i balbuzienti ne traggono dei vantaggi, chi ha problemi alla gola, compresa la tiroide, migliora, e si tratta semplicemente di pronunciare a e i o a e i o a e i o a e si va avanti così per 5 minuti, perché il mantra si ripete continuamente per un tempo lunghissimo. L'effetto è della ripetizione, che non dura questa volta 3 volte, ma si va avanti per 7, 8, 9, 10 minuti, alcune volte in 20 minuti, mezz'ora, ripetendo sempre lo stesso suono. Questo porta
a degli strati di coscienza inimmaginabile, quindi poi ancora ci sono dei leggeri movimenti con il corpo, tipo il ballo dei, con il movimento dei sufi, è ovvio che è molto particolare. Adesso noi concludiamo con l'ultimo esercizio, che finiremo alle 10:05, comprendere che la visualizzazione è in fondo sempre una improvvisazione. Quindi attenzione, perché il cliché, insomma, è come la naturopatia, ma anche la medicina, la biomedicina, quella accademica, è un'arte. Quindi è vero che ci può essere una falsa riga, ma quando io conducevo, li ho sempre di meno per meno più tempo, in tutti questi quasi 35 anni, i soggetti in questo training con le immagini mentali, penso di aver mai in 35 anni ripetuto due volte lo stesso esercizio. Tant'è vero che il laboratorio, che adesso voi potete poi accedere, che va avanti ormai da 2-3 anni, non abbiamo mai fatto un esercizio uguale due volte. Pensate, in 35 anni, perché? Perché deve essere comunque sentito in quel momento come sensazione. Ora, adesso Angela va alla lavagna, ce l'hai il pennarello, e ogni fila dirà una parola qualsiasi, quindi insomma che non sia sempre amore, sole, come c'era la canzone, gioia, amore, sole, potete dire quello che volete, anche parolacce, quello che viene in mente, lo scriveremo sulla lavagna e intesseremo in questo quarto d'ora una visualizzazione basato su un tema che non conosciamo, perché deve essere il risultato dell'intreccio di queste parole. Quindi la prima fila dica una parola, mettetevi d'accordo, dovete, freddo? Freddo. La seconda fila? Casa. E Tino? La quarta fila fa qualsiasi cosa, anche la più impensabile. La terza, scusate, ho sbagliato io. La terza fila? Viola. Distesa sull'erba? No, quella era Celentano. Viola. La quarta fila, poi facciamo ancora la quinta. L'ultima, contro il muro? Sabbia. Siete stati bravissimi, perché normalmente io ho avuto in alcuni corsi, beh, a parte l'utero, ho avuto prostata, poi ho avuto papa, poi ho avuto una volta, se non sbaglio era merda, no, qualcosa di simile, quindi mi pare merda, qualcosa di simile. Mi ricordo una parolaccia c'era, quindi siete stati molto gentili. Dove è andata Sonia? Non so. No, perché a me non è partito poi il computer, ho dovuto fare una cosa. Sarà che ho provato l'altro, adesso vediamo questo. Questo. Facciamo prima la prova. Esageriamo. Allora, freddo, casa, viola, nuvola e sabbia, che sono pochi, dai. Va bene, occhi chiusi, non, mani che non si toccano, gambe non accavallate. Qualche respiro lento e profondo, un paio. Benissimo.
Portiamo l'attenzione sul respiro, attraverso il respiro comunichiamo ancora una volta ai muscoli del corpo piacevoli sensazioni di distensione. Recuperiamo immediatamente tutte quelle sensazioni di calma, di tranquillità che poc'anzi avevamo raggiunto. E stiamo bene, così calmi, tranquilli e rilassati. La calma e la tranquillità sono in noi. E ci lasciamo andare, piacevolmente, cullati da questa musica. Immaginiamo di portare lo sguardo verso l'alto, verso un bellissimo cielo azzurro. Ci immergiamo in questo azzurro, un azzurro che ci avvolge, che distende il nostro corpo e rasserena la nostra mente. In questo cielo azzurro immaginiamo di cavalcare una nuvola bianca che ci dà un senso di leggerezza, quel senso di leggerezza che ci allontana da tutti i problemi quotidiani. È piacevole muoversi dolcemente a cavallo di questa nuvola in un cielo azzurro e di guardare tutto dall'alto. Ecco laggiù, in basso, c'è la nostra casa, il luogo nel quale viviamo la nostra vita, ma la casa in senso lato, la casa come ufficio, come luogo nel quale passiamo ore e ore della nostra vita. E in questo momento ci stiamo rendendo conto che forse esiste un grado di libertà maggiore. Quel grado di libertà che ci può permettere di muoverci all'interno di noi stessi verso la libertà, la presa di coscienza. E adesso qui dall'alto possiamo vedere il mondo in maniera diversa. Ecco, il mare con le onde, questo mare blu. Questo blu che ci dà la sensazione di poter essere sicuramente, sempre e comunque, dolcemente cullati nella nostra interiorità. La sabbia, il mare, il cielo azzurro. Tutto in questo momento ci appare piacevolmente e dolcemente a nostro favore. Siamo avvolti da sensazioni piacevoli. Non c'è più freddo dentro di noi, ma c'è un calore, un tepore che ci scalda dal di dentro. Ci rende decisamente più vicini alla natura. La natura dove ogni cosa parla e comunica. Ed ecco una farfalla che si posa su un fiore, su una margherita, ora su una viola, adesso su una rosa. Ecco la farfalla come segno di libertà, di poter fare ciò che sente dentro. Ecco perché dobbiamo vivere con questa libertà dentro di noi, senza schemi prefissati, senza essere chiusi in monumenti di cemento, ma essere liberi per correre a piedi nudi nella sabbia di una spiaggia, per poter
vivere intensamente il senso piacevole di tutto ciò che può esserci d'aiuto per vivere in serenità. Dolcemente ci lasciamo andare. Cogliamo in noi la piacevole sensazione di calma e di tranquillità, di dolcezza, di possibilità che abbiamo in questo momento dentro di noi. Sì, io devo rasserenare la mia mente. La mia casa è dentro di me, è la mia mente. Il mio mare è dentro di me. Le onde alternano dentro di me ciò che è bello e piacevole. La nuvola è la mia libertà. E ogni fiore diventa una possibilità di sbocciare dentro di me il grande cambiamento. Finalmente mi sento libero. Finalmente mi sento in grado di dare importanti cambiamenti alla mia vita, guardando il tutto da un'ottica diversa, come se fossi a cavallo di una nube in un cielo azzurro verso mete che sicuramente saranno ogni giorno migliori, tanto che riuscirò d'ora in poi a rasserenare, a cogliere e a smettere di vivere nel freddo del mio cuore. Il calore avvolgerà le mie membra, scalderà il mio cuore, sarò ottimista e anche tutto ciò che ostacola la mia vita verrà completamente superato. Io sono in grado di compiere tutto ciò. Sto perfettamente bene. Visualizzo ancora il cielo azzurro. Entro nella casa della mia mente. Riconosco in me stesso quella fonte potente che mi permetterà di vivere meglio e di cambiare. Dolcemente, tranquillamente, mi preparo al piacevole risveglio. Portiamo l'attenzione sul nostro respiro. Facciamo qualche respiro lento e profondo. Ritorniamo in noi. Stiamo perfettamente bene. Anche queste immagini mentali ci aiuteranno a comprendere che tutto avviene dentro la nostra mente e tutto dipende da noi. Qualche respiro lento e profondo, qualche movimento, dopodiché possiamo aprire gli occhi. Abbiamo terminato questa esperienza. Tutto bene? Ci rimangono neanche 10 minuti. Purtroppo c'è una parte burocratica. Sì? Come? Sì, abbiamo concluso, finito.
Finito. Sì, ormai siamo vicini alle vacanze di Natale, quindi a gennaio ci sarà il laboratorio di tecniche di rilassamento dove non si fa neanche un minuto di teoria, ma si fa solo esclusivamente pratica, quindi diremo poi la data del primo laboratorio dove oltre a voi possono comunque aderire quelli che hanno frequentato precedentemente questo corso. Sono un prego. Sì, che forse oggi siamo riusciti dopo o no? E cos'è che ancora?